Mauro Scimia, oggi parte ufficialmente il campionato, verranno sorteggiati i calendari, che inizio si augura? Spero un inizio per il Mauro Paganica positivo, ecco, oggi sì, c'è questa riunione, rincontrare un po' persone che si conoscono da anni, ecco, vedere anche Tiziano Raducci che da molti anni cavalcavamo queste onde dei dilettanti insieme, vedere poi gente di Colle Corvino, vedere gente di Pescina, è un appuntamento importante, un appuntamento che poi dà inizio a questo campionato, vediamo un po' cosa ci diranno, come saranno composti questi gironi, mi auguro poi di portare avanti il Paganica, ecco. Con quale squadra vorrebbe cominciare il campionato? Oppure se c'è una squadra che magari teme di affrontare all'inizio perché magari non conosce, non so. No, non conoscere per il Mauro Paganica non esiste, perché chi conosce me ed Alessandro sa benissimo che già abbiamo quasi studiato tutte le squadre, componenti, per affrontarli poi al meglio. Non è presunzione, ma è semplicemente mettere in quella passione un pizzico di esperienza e di consapevolezza in più. E affrontare, le partite vanno tutte affrontate, non importa chi io prima o dopo. La speranza è che questi gironi poi si riducano sempre ad un livello tecnico migliore dell'anno precedente. Il Mauro Paganica proprio nelle ultime ore ha ufficializzato anche Fatigati. Adesso il mercato è chiuso così? Guarda, sono ripetitivo, però il Mauro Paganica è l'unica squadra in Italia, credo, che fa un campionato di prima categoria e non rimborsa nessun giocatore, e su questo ci sono conti e registri alla mano, e noi sposiamo una causa che è la causa della serietà e dell'impegno e dalla parte della società, ovviamente i ragazzi che vengono da noi vengono con un buon spirito e ne siamo molti e stiamo cercando ovviamente di girare e di aiutare poi quelle società che ci aiutano e nella composizione di tutto, non quelle società che privano i ragazzi di poter andare a giocare ad altre squadre, che secondo me è una cosa scandalosa e vergognosa, e ci sono anche nell'Aquilano, ve lo garantisco, e semplicemente cercheremo di comporre ancora, se possiamo, una squadra competitiva. Fatigati è stato un buon acquisto, questo sì.